Ciao a tutti, siamo Jack Sapienza e Andrea Dipa e insieme abbiamo curato, come per tutti i nostri lavori, la regia e la fotografia del video di Voodoo Kid Paranoia. Ringraziamo il Pivi per aver selezionato il videoclip e per essere arrivati in finale. Il video e le riprese hanno come concetto preponderante il dualismo. Il brano presentava due sezioni vere e proprie, quindi c'era una prima parte e una seconda parte completamente diversa dalla prima. Tutto il video è un po' una lotta tra le due personalità preponderanti di Voodoo Kid, quindi tra ego e es, una sorta di lotta freudiana controllata da questo elemento della valigetta che possiamo definire quasi come il superio del video. Quindi questo elemento di controllo viene distribuito tra i vari personaggi fino ad arrivare a chi ha vinto poi alla fine questa lotta di supremazia. Infatti anche a livello fotografico abbiamo voluto giocare su questi colori complementari. Per ogni scena ci sono queste due luci complementari che tra di loro si contrastano, proprio per cercare di dare il più possibile questa sensazione. Noi speriamo che il video vi piaccia, grazie ancora, ciao! Ciao, sono Greta. Young come pezzo tratta del rapporto problematico tra il giovane d'oggi, inteso come nome generalissimo, e la società che ci circonda, quindi la società moderna. Quindi questo rapporto che si porta dietro inadeguatezza e questo senso di incomprensione. Il video di Young è stato affidato dal punto di vista della produzione e della cura dell'immagine a Giacomo Triglia, che ha una particolare attenzione e cura nel dettaglio, appunto, e che sa cogliere momenti e immagini molto particolari e suggestive. Riprende una citazione colta del film Finisterre, quindi di questo fantasma che vaga in una natura immensa e molto più potente di lui. Questa citazione si può rapportare alla nostra società, quindi all'uomo che si sta in qualche modo autodistruggendo in questa natura bellissima, quindi in questo mondo bellissimo. Spero vi piaccia e buona visione. Ciao, noi siamo Mal Bianco e siamo tra i 45 finalisti di Pivi 2020, organizzato da May, con il nostro video La Collana di Tripoli. Il video nasce dai disegni di Lamubo, Michela Salvagno, e dalla regia e l'animazione di Andrea Puracaccesi. Il video in questione è un video autobiografico e di animazione che tratta varie tematiche che vanno dall'ansia alla tripofobia alla solitudine. È un video claustrofobico dove il personaggio principale è un ragazzo senza volto e senza nome. Il video è ambientato in un'unica stanza dove appunto questo personaggio principale affronta le sue ansie e le sue paure. Quindi buona visione e buon video. Ciao. Ok, ciao Faenza, questo è Gattini di Salem, siamo super contenti di essere qui, vi ringraziamo per l'opportunità e per l'interesse dimostrato. Allora, cari parenti, è uno spaccato della televisione italiana e del disastro culturale che ha portato la televisione italiana, che è uno strumento di morte, in generale la TV, lo schermo è uno strumento di morte, a meno che non sia usato per fini del genere, di informazione, di buona e reale informazione, veicolato soprattutto dalla politica. È un ritratto di quello che è stato l'Italia degli ultimi 50 anni in tema di episodi storici che sono stati raccontati. Inoltre la canzone per noi è un inno generazionale, nel senso che nei circuiti underground, dove suoniamo noi nel profondo sud, viene cantata tantissimo, perché è il pezzo più suonato nei live set. Noi siamo una punk rock band molto atipica, Gattini di Salem è una band che non fa molto caso, non fa molto riferimento a sound, registriamo come ci sentiamo. Questo viene da un nostro vecchio EP che si chiama Niente Ballate alla Vasco Rossi, che è stato registrato con una formazione in acustico, con un caon al posto della batteria, due chitarre acustiche, niente distorsioni. È stato un periodo della band molto interessante per noi. Va bene. Vi lasciamo la visione, vi ringraziamo, ciao May, ciao Faenza, un abbraccio a tutti.